abbiamo ascoltato il racconto della legatura o del sacrificio di Isacco. Gli ebrei chiamano questa pagina la legatura di Isacco, perché Isacco è stato legato dal padre sull'altare per diventare vittima del sacrificio. La tradizione cristiana preferisce chiamarla sacrificio di Isacco, non in contraddizione alla definizione data dagli ebrei, ma perché, come vedremo, attorno a questo antichissimo racconto, che certamente risale a prima del 1000 avanti Cristo, ci sono state molte interpretazioni, e con ogni probabilità interpretazioni dipendenti da racconti diversi, racconti che, essendo orali, che essendo tramandati di generazione in generazione, assumevano coloriture diverse, particolari diversi. D'altronde avete sentito come all'interno di questo racconto si può sentire l'arte ormai del raccontare. C'è un'attenzione al racconto che vuole in qualche misura darci un messaggio, ma attraverso qualcosa che possa essere detto e ridetto, raccontato e riaccontato ancora.